Ciao ciao a tutti e oggi decorerò la mia stanza per Halloween. Allora, come vedete ci sono un sacco di oggetti per decorare la mia stanza per Halloween. E sì, questi ce li ho da un sacco di anni, perché visto che la mia mamma ama tantissimo Halloween, visto che è americana e Halloween si festeggia proprio tantissimo in America, abbiamo comprato tante cose per decorare la casa e mi piace tantissimo, e alcune le abbiamo fatte anche noi. Ok, adesso iniziamo a decorare. Ecco qui la zucca. Così è bello luminoso. Bello così, mi piace. Adesso accendiamo anche il gatto. Ecco qui. Fammi pensare, adesso cosa metto? Ah, ok. Posso mettere questo, visto che c'è molto spazio. Accendiamo anche la lucina. Così è sì che è bello. Adesso prendiamo questo e mettiamolo qui. Così sì che è bellissimo. Adesso andiamo avanti. Adesso metto lì questa casetta qui, e questa casetta l'abbiamo fatto noi tipo 4 anni fa, 4-5 anni fa, e è mezza distrutta perché è vecchia. E poi questa è una scatola di biscotti per i cani, e vabbè, è molto carina con questi fantasmini. Sono fatti di carta igienica, però vabbè. Adesso accendiamo la lucina. Va bene, abbiamo messo la lucina. Adesso lo mettiamo qui. Spostiamo le cose. Ok, perfetto. E adesso mettiamo questo ragno. Sembra vero, l'ho comprato al negozio di $1 in America. Eccolo qui. E così è troppo bello. Ok, adesso qua sopra mettiamo questo prima, così posso metterci questo sopra. Eccolo qui, mettiamolo qui. Troppo bello, questo l'abbiamo sempre fatto noi. E poi mettiamo questo. E mettiamo anche questo. Ecco qui. E questo pipistrello l'abbiamo sempre fatto noi qualche anno fa ed è troppo carino. Ok, adesso mettiamo questo fantasmino che abbiamo fatto sempre noi, che è molto 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 carino. Lo mettiamo qui. Eccolo qua. Davvero molto bello. Ok, adesso mettiamo questa befana qui. Ecco qui, così è dritta. Va bene, adesso mettiamo questo scheletro gigante, che ovviamente non abbiamo fatto noi, però l'abbiamo comprato. Ciao ragazzi, e lo mettiamo qui. Wow, occupa tutta la porta. Così fa tipo una bella posa. Ciao ragazzi, ciao. Va bene, eccolo qui. E adesso mettiamo questa streghetta. Proprio qui. Così sembra che sta volando.
D'accordo, adesso mettiamo, fammi pensare, questo qui. Poi questo lo metto qui. E questo lo posso mettere qui. C'è anche la lucina, perfetto. E invece questo. Lo posso mettere qui. Wow, che bello, abbiamo fatto tutto. E adesso facciamo il giro della stanza per vedere un po' che cosa abbiamo fatto. Ok ragazzi, qui abbiamo fatto un ottimo lavoro ed è molto molto carino con Happy Halloween. E è troppo bello con il fantasmino. Poi c'è anche la Befana con lo scheletro che fa il simpaticone. E ci sta anche la zucca. Ci stanno ben 3 zucche nella stanza. E poi un'altra streghetta. Ok, ecco un'altra zucca. Come vi ho detto, ce ne stanno 3 nella mia stanza. E poi ci sta questa casetta troppo troppo adorabile, che con la luce spenta ci sta anche la luce. Sembra tipo stile pauroso. E poi ci stanno questi 2 mostriciattoli qui. Adesso spegniamo tutte le luci per vedere le nostre decorazioni luminose al buio. 1, 2, 3. Ecco qui. Wow, certo che è veramente buio questo, però con queste luci si riesce a vedere meglio. Poi c'è anche questo scheletro. Sembra normale, ma invece si illumina al buio. Nella realtà si vede ancora di più, con altre lucine molto molto belle. Poi ci sta questo teschio luminoso con la luce che si illumina, e questo vampirello con i denti che si illuminano al buio. Troppo bello. Ok ragazzi, abbiamo appena acceso le luci perché sennò non vediamo proprio niente, e vi volevo dire che nel prossimo video vi farò vedere come mi cambio con i vestiti nuovi di Halloween. Non vedo l'ora, e poi magari commentate, mi dite qual è stato il vostro costume preferito. E infatti sì, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!